Vane, Vane sveglia. Dai, Vane, svegliati perché dobbiamo fare i compiti, che poi oggi deve venire Daniel, perché ti deve portare tutti i compiti che hai da recuperare perché non sei andata a scuola, che hai avuto la febbre. Ok? Però ti devi alzare. Tua sorella sta già facendo colazione, d'accordo? Buongiorno, amore mio. Bravissima. Tu sei sempre la più diligente della casa. Stai già facendo colazione e tra poco ti metterai a fare i compitini, vero? Perché oggi vengono Daniel e Brian, ma perché Daniel deve portare i libri a Vanessa da recuperare. Deve recuperare i compiti perché è stata a casa 3 giorni da scuola per la febbre, giusto? Ok, dai, allora finisci la merendina e facciamo i compitini, d'accordo? Oggi sono italiano e scienze. Va bene, amore E mio. basta. E E poi matematica la fai matematica domani, oggi è poco. sabato, Poi va bene? matematica è poco perché sono già quella del 4. Tu sei già un pochino più avanti, vero? Sì. Ok, amore, tu sei pronta? Eri pronta, amore, sei scappata, fantastico, quindi rimaniamo io e i libri. Ma che carina, mentre tua sorella, manco l'ombra ancora si vede. Adesso vado a prenderla, ma sto parlando da sola, cucciolini, perché non so dove è andata Anastasia in questo istante. Ani? Ani? Vabbè, cucciolini, Anastasia era qua, aveva tirato fuori i libri per fare i compiti, ma è sparita. Magari è andata in bagno, non lo so, non l'ho capito, però adesso andiamo insieme a tirar su Vanessa dal letto con forza. Aiutatemi a tirarla su, perché non ne vuol sapere. Ah, sei tornata, amore? Eri andata in bagno? Sei sparita mentre ti parlavo. Devo fare queste notizie con l'allela e poi faccio queste delle pagine di questo libro e oggi e E poi per oggi basta. basta? Sì. Va bene, l'importante è che domani non hai troppo da fare perché poi ti stanchi e non li vuoi No, fare. studio, ma no, sono arrivata. Poi devo studiare. Oggi studio Scienze. un po' questo filastrocco. Va bene, ma lo guardi Guarda, dopo se vuoi. questa filastrocca è di scienze, Ah, una però filastrocca, è di vediamo scienze, un po'. ma non sappiamo perché l'abbiamo scritta Non qua. lo sapete, così la maestra non sapeva cosa farvi fare, ha deciso di farvi fare, ci No. sarà un senso. Io ho finito il quaderno, ma c'è un altro. Io sono. Io, No, il. il sono o il suono? Sarà suono, mi sa. Va Sì. bene, correggiamo, nessun problema. Oh, tutto devi cancellare, ma non potevi cancellare solo la parola suono? No. Il suono della vita. Dio mio, ti piace proprio scrivere. Bravo. Magari se cancellavamo un pochettino meglio, eh? No? Il suono Trattino. nella. Guardate i cucciolini come brava Anastasia a scrivere. Veloce. Della. Vita. Trattino. Come alta quella voce. Niente, sono proprio più lunga. Perché ho sbagliato? Secondo me devi stare dentro la riga No, piccola perché tua, eh? l'animo si vedeva che era grande la parola, Ah, non vabbè, però piccola. devi stare dentro. E vedi, la riga esiste apposta per restare dentro. Va Allora, bene, il suono il della suono vita. della vita, che sarà quel suono lontano, rintocca l'orologio sempre attento, batte le ore con note d'argento, la sabbia del tempo passa svelta, si affretta la gente stupita, è il suono della nostra vita. Che bello, amore! Perché ogni vita ha un suono e noi dobbiamo renderlo Allora, magico mamma, questo guarda, allora, suono. completa le parole con Sì. z. Mi raccomando, eh. Senti, Allora, no, vabbè. razzo con due z. Certo, amore. Però io adesso vado a svegliare Vanessa. Certo, Azzurro con due z. amore, però corro a svegliare Vanessa. Va bene? Fazzoletto con una z. Con due. E uno via con due. Andiamo, andiamo a svegliare Vanessina, che non ho nano. Dormolo, dormolo all'infinitolo. Dormolo, dormolo all'infinitolo, ti svegli? Per favore, che sono le 11 e siamo già in ritardo di un'ora. Vanessa, ti devi alzare perché altrimenti non posso far venire i tuoi amici perché oggi ti porta i compiti da recuperare, ma giocherete anche insieme. Quindi svegliati! No, ma avete sentito come dorme? Sta russando, non ne vuol sapere, non mi ascolta mai. Cucciolini, urlate insieme a me. Sveglia. Adesso, uno, due, tre. Vanessa, ti devi alzare. Ora. Allora, ora Castianandra completa le parole inserendo le consonanti doppio Sì, singole. amore. Allora, b oppure bb. Sì. Il primo è abaco e con una b perché abaco. Esatto. Poi, ba,
Cos'è? Babbuino. Babbuino. E cos'è? È una scimmia. Ah, è con due B? Certo. Quante? Abete che è con una, poi rabbia è con due. Quella che ho io. Questa, adesso per Vanessa. Ora invece è all'incontrario, perché cioè, la V ora è senza niente e due B è con bia. Esatto, amore. Che c'è? Cosa c'è? Perché piangi? Perché hai la vocina triste? Mi prendi le calze. Ah, tu mi hai fatto salire con quella voce pensando che tu stessi male perché volevi che io ti prendessi le calze? Quindi, cioè, secondo te io non ho niente da fare, giusto che salire e scendere dalle scale a servire e riverire la signorina Vanessa. Ascoltami, Vanessa, forse non ti è chiaro che oggi il tuo compagno Daniel, quel ragazzino che è venuto qua l'altro giorno per salutarti e per venire a prendere il fratello, si è reso disponibile per venire a portarti i compiti da recuperare. E quindi tra poco arrivano, ma nel frattempo devi fare i compiti per lunedì. Poi domani farai quelli da recupero. Quindi ora ti alzi e fai i compiti perché tua sorella li ha già finiti. Ha detto anche lui stop, mi sa, sai, mentre io stoppavo. Vane, dai Vane, a parte gli scherzi, alzati, per favore. Dai Vanessa. Signorina Colla, hai finito di fare i compiti? Hai finito di fare tutto italiano? Sì. Matematica abbiamo deciso che la facciamo domani. Sì. Dobbiamo soltanto ripetere un paio di volte la filastrocca, così che la terminiamo poi domani. Va bene? Sì. E poi andiamo a lavarci i capelli, che tra qualche ora arrivano i nostri, i vostri compagni. D'accordo? Sì. Va bene, dai. Ripassiamo un po' la filastrocca e poi andiamo a lavarci i capelli. Allora. La sai già? Allora, cucciolini, Anastasia ha già imparato la filastrocca in pochissimi minuti. Sentite un po'. Vai, amore. Il suono della vita. Che sarà quel suono lontano? Ritocca l'orologio sempre attento. Passa le ore con note d'argento. Batte. Batte le ore con note d'argento. La sabbia. La sabbia del tempo passa svelta. Si affretta la gente stupita. È il suono della nostra vita. Brava amore, da rivedere ancora un attimino, ma sei stata fantastica. Ora possiamo andare finalmente a lavarci. C'è anche la musica di sottofondo giusta. Spegni. Spegni, pelandrona. Dai Vanessa, per favore. Ma è detto di finire questo video? E quanto dura? Ancora 5 minuti. Guarda che tra 5 minuti scendo ti voglio trovare sui libri. Per favore, Vanessa, arriva gente. Bravissima, abbiamo messo il balsamo, abbiamo già lavato i capelli. Adesso la mia patatina si pettina perché ho giusto qualche centinaio di nodi. Vero? Dai che ci siamo. Brava amore, brava. Allora, Vane, quanto ti manca? Sono al 4. Mi mancano 2? Te ne mancano 2. Devi fare in fretta e ti devi andare a cambiare perché stanno per arrivare i vostri compagni, eh? D'accordo? Sì. Allora, Vane, stanno per arrivare, eh? Mi ha mandato un messaggio la sua mamma, mi ha detto che manca poco e stanno per arrivare. Tu sei pronta? Sì. Sì, però non voglio vedere. Pigiami per terra, eh? È caduto. Raccoglilo. Dai, muoviti. Dai, dai, Vane, su. Vedi? Sono arrivati. Sono arrivati, apri. Chi è? Gasper, andate. Ciao, ma ti piacciono proprio così tanto, eh? Te li regalo allora. Dov'è Brian? Ciao Danny, grazie Daniel, grazie mille per averci portato il recupero. Vanessa sarà felicissima di questa cosa. È arrivato Daniel con i compiti. Ciao Brian, non vieni? Vengo io? Così mi ammalo, perfetto. Scusate, io vado a giocare con Brian, ciao. Dove sei? Va bene, va bene. Quindi è tanto, scusa, è tanto che siete arrivati? Eh? È tanto che siete arrivati? Sì, no. Io sono arrivato prima che stavo giocando a calcio. Ah. Ok. Fa un po' freddino però così. Vanessa, no, tu hai appena fatto la febbre, direi di entrare. No, ma sembra che non faccia freddo, ma in realtà fa freddo.
sono dimenticato. Gufetto va salutato, perché sai no, che i gufi sono per lui e Fra. Non si può non salutare il Fra. Vieni, prendili in braccio. Dai, Vanessa, entriamo. Dai. Andiamo. Dai, che il pomeriggio è lungo, abbiamo tante cose da fare insieme, la merenda, i compiti. Dai, su. Io compiti non li faccio. No, tu li hai già fatti. No, io li ho fatti. Che questa casa qua davanti è stata presa da qualcuno. Veramente? Questa qui davanti rossa. Ah. Infatti non lavorano più, stanno lavorando in un altro. Ah, bene, bene. Era ora, magari c'è qualche ragazzino nuovo, qualche compagnetto, amichetto con cui giocare l'estate. Sì, mio, non lo so. Nostro, vostro, loro. Se dico... Allora, Anastasia, addio, Con i gavettoni. Giusto, li lanciamo da una casa all'altra. Vince chi prende l'avversario. Guarda Brian, oggi la tua amichetta, visto che corre sempre, anche se lei dice che non stava correndo, è caduta per l'ennesima volta dalle scale. Ma dove stava correndo? Stava per salire sulle scale, secondo me lo ha fatto correndo. Va bene, allora Vanessa, devi iniziare a ricopiare un po'. Guarda che l'altro giorno ti sei dimenticato Giorgia, infatti piangeva poverino. Adesso devi portarla a casa. Poverina. Poverina? È una femmina, George. Vabbè. Ma dove siamo? Cos'è questo posto? Non l'ho mai visto. Jasmine, ma è questa la casa? Ma va, questa è una casa abitata. Non è che occhi il canno. Una casa in costruzione. Ma sai che c'è ragione? Andiamo, dai. Hai ragione, sì. Dobbiamo trovare il modo per entrare. Andiamo. Vi voglio preparare la merenda. Volete andare prima su a giocare un attimo? Okay. Gli volete far vedere le vostre camerette? Ok. Oh, sì, siamo nel posto giusto. Sì. Sì. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata la casa. Che bello. Che bello. Oh, ma qua c'è un buco. Che strano, sento dei bambini parlare. No, ma ci sono dei bambini. Sì, ce l'abbiamo fatta, Jasmine. Dobbiamo solo trovare quella cosa lì. Ok. Ma qua non ci sono, saranno nell'altra stanza. Andiamo a vedere. Eccoli! Ma chi siete voi? No, ma voi chi siete? Ma noi siamo i nuovi vicini di casa. I nuovi vicini di casa? Sì. Sì? Ah, va bene. Ma cosa ci fate in casa nostra? Ho perso la palla. Pensavo che fosse qua dentro. Ok, noi ce ne andiamo. Ma no, dai, fermatevi. Perché io stia così tanto, va bene. Ti andrebbe di fare merenda insieme a noi? Sì, ho tanta fame. Ok, grazie, va bene. Piacere, Ignazio. Piacere, Ignazio. Piacere, Ignazio. Piacere, Ignazio. E io sono Yasmin. Dai, andiamo a fare merenda insieme. Ok, arriviamo. Fatevi male. Ok. Mamma? Sai che abbiamo incontrato due nostri nuovi vicini? Ah, infatti siete spariti, non sapevo dove foste andati. Dove siete andati? Dove erano questi bambini? Nella nostra nuova casa di là. Nella nostra nuova casa? Sì, perché lì era caduto il pallone. Ah, e dove abitano questi bimbi? Non lo so. Ma in una di queste nuove case? Credo di sì. Le abbiamo chiesto se volevano fare la merenda, hanno detto di sì. Bravi, dai, venite a far merenda, mi va aspetto. Bene. Dai, la preparo. Tutto bene, bimbi, con questa merendina? No! Senti, poi mi dici dove sei venuta a vivere, perché io ancora non lo so. Sì. Ok, bimbi, avete finito di fare la merenda? Sì. Tutto sì, ok? Finito, sì. Ah, bene. Tutto bene? Vale, sì, tutto bene? Sono simpatici i nostri nuovi amici. Andiamo, dobbiamo andare. Andate? Ok, va bene, dai, allora ci rivediamo, va bene? Sì. Va bene, grazie della visita improvvisa. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Inè, ascoltate, ma secondo voi veramente stavano cercando una palla? No. Secondo me no. A me hanno dato l'impressione che cercassero qualcosa. Anche secondo me.
No, rubare casa sì. No, però mi dava l'impressione che volevano cercare qualcosa. Secondo me non è la palla, perché abbiamo cercato dappertutto, non c'era. Infatti cercavo, perché, cioè, tipo, sono andati via quando... Un po' di corsa, vero? Un po' così, furtivamente. Ma poi quando erano lì, mangiati. Facevano... Vero che cercavano qualcosa? Non è che cercavano qualcosa? Aspetta, ma poi... Scusa. Parlavano anche strano. Parlavano strano? Un po' in maniera frettolosa. Vabbè, se veramente sono i nostri vicini, lo scopriremo, perché li vedremo. Vabbè, ho capito, ma ragazze, siete voi che siete venuti a casa e mi avete detto che c'erano questi nuovi bambini. Io non so quello che avete visto. Comunque, in ogni caso, avete fatto bene a fermarli. Dai, lo scopriremo in questi giorni. Ma poi magari sono bambini normali, buoni, gentili, simpatici, divertenti. Magari sono nuovi davvero, sono appena venuti qua, erano un po' curiosi di vedere quello che ci fosse intorno. Va bene, dai, allora sentite ragazzi, chiudiamo il video qua e ci vediamo al prossimo video, va bene? Sì. Comunque è stato bello aver conosciuto nuovi bambini. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. E condividete questo video. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono...